un approccio scientifico e pratico alla magia è quello della fisica quantistica, cioè che il pensiero produce una direzione nell'energia. Potremmo dire che l'energia segue il pensiero. Cosa significa tutto questo? Significa che il nostro pensiero può determinare il corso degli eventi, fondamentalmente. Il nostro pensiero può influenzare la probabilità che tra gli infiniti eventi ne venga sperimentato uno piuttosto che un altro. E questo è il principio della magia, cioè trasformare la realtà che viviamo utilizzando fondamentalmente la mente. Cioè, la magia da secoli, dalla magia cerimoniale alla magia rinascimentale, alle magie tribali, a quello che fanno gli sciamani, è proprio questo: influenzare la percezione, influenzare la realtà attraverso la mente, attraverso il potere di creazione della mente. Quindi noi, esseri umani, abbiamo questo potere di Maya, il potere di creazione. Ovviamente, tutto questo si intreccia con le leggi del karma, le leggi del karma che fondamentalmente fanno capire che tutto ciò che facciamo, sia a livello di pensiero, sia a livello di azione, non è influente su ciò che accade a noi. Perché, se ad esempio, vogliamo fare, diciamo, abbiamo un pensiero negativo verso una persona, entriamo comunque in un ambito mentale di negatività, per cui tenderemo ad attrarre eventi negativi che vanno in qualche modo a compensare, come se fosse una bilancia, ciò che noi abbiamo fatto. Potremmo anche dire che ciò che siamo dentro lo rivedremo fuori. È per questo che, le forme di negatività rivolte verso gli altri sono un pessimo affare per, chi le mette in atto. Sono un pessimo affare per chi le mette in atto perché, tenderà, lui stesso a viversi, questo tipo di realtà. Quindi più pensieri negativi abbiamo verso le altre persone, più pensieri di rabbia, più pensieri malvagi, potremmo dire, verso le altre persone, in realtà potrebbe benissimo succedere che alle altre persone non capiti assolutamente nulla perché esistono degli schermi naturali dovuti proprio al pensiero dell'altra persona. In effetti la protezione migliore per, come potremmo chiamare i malocchi o le intenzioni negative, è il nostro pensiero positivo. Il nostro pensiero positivo è uno schermo potentissimo che impedisce, diciamo così, l'ingresso di negatività. Ma questo invece non succede al trasmettitore che entra proprio in risonanza con i suoi stessi pensieri. Quindi se vogliamo trasformare veramente in meglio la nostra vita, dobbiamo dimostrare amore, dobbiamo dimostrare compassione, che significa entrare in sintonia benevola con le altre persone. E questo è una magia veramente potente, perché può trasformare davvero in meglio la nostra vita. E sono le regole dell'universo, alle quali in questo mondo di forme, tutto sommato, dobbiamo sottostare. Per cui, una volta che abbiamo capito questo, possiamo migliorare davvero la nostra vita. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.